È atterrato ieri sera il Pontefice in perfetto orario all'aeroporto di Haneda. È atterrato con il suo sorriso di grande speranza, che ha dato tanta gioia alla popolazione giapponese e soprattutto ai cristiani. I miei due cristiani sono andate ad accoglierlo e hanno potuto vivere con grande gioia questo momento di vedere il volto del Papa. Il primo discorso oggi a Nagasaki è stato sulle armi e ha consolato le generazioni che hanno vissuto il dramma della guerra e della bomba nucleare e contemporaneamente ha dato una parola forte alle nuove generazioni. La costruzione delle armi è un passaggio, un passo verso la guerra. Non deve essere fatto, è un crimine, perché toglie la possibilità ai poveri di svilupparsi. Ha chiesto ai governanti del mondo, ma ha chiesto anche a noi, lavorare sempre per la pace, affinché ogni persona possa vivere bene su questa terra.